Amiche, amici, buongiorno. Sono tempi grami questi, grami per le persone e le famiglie direttamente confrontate con la malattia, grami per chi, giorno dopo giorno, è subissato da cifre, commenti e predizioni che paiono fatte apposta per seminare dubbi, ansie, incertezze. Se poi ci mettiamo anche una vita familiare dove, come sovente accade, non mancano fatiche e tribolazioni, ecco che ne esce un quadro non propriamente idilliaco. Diciamocela tutta. Il mondo d'oggi ci regala, magari, agi e comodità, ma siamo sempre di corsa, non abbiamo certezze, dobbiamo farci carico dei nostri fastidi, ma spesso anche di quelli degli altri. Prendiamo la famiglia. Ognuno ha le proprie piccole o grandi gatte da pelare, ma le donne di casa devono gestire anche i problemi degli altri, cercando di mediare, di calmare le acque, mentre le faccende quotidiane reclamano tutta la dedizione possibile e immaginabile. Gli uomini, dal canto loro, devono stare attenti a lasciar fuori dalla porta le questioni professionali e non prendersela con le mogli se queste non danno loro tutta l'attenzione che i mariti si aspettano. I figli, anche se magari ci fanno arrabbiare, hanno a che fare anche loro con un mondo difficile e per questo vanno capiti. Sta meglio chi è solo? Per certi versi forse sì, ma come la mettiamo con la solitudine che chi è solo deve sopportare giorno dopo giorno? Insomma, se il quadro è troppo pessimistico, se il quadro è questo, ne consegue che tutti noi abbiamo un gran bisogno di pace, soprattutto di pace interiore, anche se magari per un certo qual pudore fatichiamo ad ammetterlo. E questa pace la possiamo e la dobbiamo cercare e trovare dentro di noi prima di tutto, e poi nella cerchia dei nostri cari, senza però dimenticare che un sorriso, uno sguardo, una stretta di mano li possiamo trovare anche nella nostra parrocchia, che può essere una sorta di seconda fraterna famiglia. Non occorrono grandi discorsi, consulenze scientifiche o predicozzi calati dall'alto. Basta e avanza quel briciolo di serenità che ci dà la certezza di non essere soli, di condividere le fatiche, ma condividere anche un gesto, un semplice pensiero di amicizia. Può essere questo un bel aiuto per ricordarci sempre che Cristo ci chiama alla speranza, alla gioia e ci dice che questa gioia Lui ce la può regalare se appena appena lo ascoltiamo, ce la può regalare per illuminare i nostri sguardi e portare fiducia ai nostri cari. Buon Natale a tutti voi, con Cristo che non ci lascerà mai soli ed è forse l'unica luce che può sorreggerci in ogni momento della nostra giornata.